Buongiorno amici di Mercato Totale, oggi siamo collegati per Skytrack con Trecate, provincia di Novara, dove abbiamo la GIA e qui abbiamo Cristiano Tagliabue, direttore marketing di GIA. Buongiorno Cristiano. Buongiorno Giancarlo. Bene, allora di che cosa ci vuoi parlare oggi? E ovviamente è una novità freschissima del 2021, o sbaglio? Novità, allora ci siamo salutati pochi mesi fa che avevamo presentato a Mercato Totale le nuove linee antisismiche e oggi parleremo di ancoranti. Come vedi, in GIA c'è sempre la voglia di dare appunto novità e opportunità al mercato e ai nostri partner. E quindi introduco la gamma degli ancoranti nuovi di GIA. Allora, guarda qua un po' di campioni, spero che si vedano. Perfetto. GIA è conosciuta per questo ancorante qua, plastico, che si chiama Jolly, è un brevetto, ed è l'unico sul mercato che non ha la necessità di andare in battuta e è stato studiato apposta appunto per un'installazione idraulica, quindi il collare e il tubo tu lo vai a installare non attaccato al muro, ma a una certa distanza. Da un po' di anni oramai continuavano a chiederci il tassello che fa il nodo, e quindi quest'anno GIA è arrivata anche con questo qua che è una novità. Si chiama G-Tech ed è un tassello con sei aperture, quindi con sei lati di espansione. Prova a fartelo vedere meglio all'interno di un mattone, così magari si vedono bene le differenze. Allora, qua vedi il Jolly, vedi che lavora nelle due camere vuote del mattone. Il classico tassello che fa il nodo invece è questo. Devo dire che il nostro lavora molto, molto bene. Quindi questa è una prima novità. Ovviamente c'è tutta una gamma con viti, testa svasata, tirafondi, però non voglio tediarvi. Questo appunto è il nuovo ancorante plastico di GIA e si chiama G-Tech. Poi, sempre nell'ambito delle applicazioni su muratura forata, ma più che altro su tasselli plastici, abbiamo questo ancorante qua che serve per fissare caldaie e boiler con questo aggancio qua, ed è stato fatto anche nella versione per fissa lavabo. La particolarità di questo ancorante qua è che ha una testa al dado in acciaio e non in materiale plastico e ha una ranella eccentrica, e questo ti permette di mettere in bolla il lavabo una volta che lo vai a installare. Questa è una cosa furba e molto apprezzata. Anche qua cercherò di farti vedere come lavora all'interno del mattone. Qui vedi l'espansione. Questo è un ancorante che a me piace molto, delle tenute veramente importanti. Grazie.
invece, per passare agli ancoranti, diciamo, meccanici, allora no, scusami, intanto abbiamo sempre applicazioni su forati, classica applicazione travetti e pignatte, quindi in sospensione da soffitto. Noi abbiamo queste ancorine che entrano dentro nella pignatta, poi sono, si ribaltano da sole e si posizionano e creano la tenuta, quindi per delle pendinature. Abbiamo il 6, l'8, unici sul mercato, quindi la nostra concorrenza non ce l'ha, abbiamo l'M10, quindi per applicazioni un po' importanti. Poi parlavamo di antisismico, abbiamo inserito un ancorante specifico per la gamma antisismica, quindi certificato C1, C2 anche per calcestruzzo fessurato, e poi una serie di ancoranti sempre certificati, diciamo multimateriale, quindi si applicano a non solo a calcestruzzo ma anche a murature piene e vengono utilizzati anche su murature forate, questi perché non danno tanta tensione al materiale base. E anche qua ovviamente non ti elenco tutta la gamma, però ci sono tutti i vari accessori, c'è il gancio e ci sono altre appunto tipologie di viti, quindi una gamma ampia, non profondissima, perché ovviamente il nostro interlocutore è una rivendita per il canale idrotermosanitario, quindi la gamma è studiata in modo specifico per l'installatore idrotermosanitario, appunto non abbiamo le gamme profonde di chi segue anche l'edilizia, ma non ci servono insomma. Certo. Ecco, questo in modo molto sintetico la novità. Io ti devo ringraziare perché nell'ultima intervista avevamo presentato questi due nuovi prodotti che sono dei sigillanti ibridi, certo. Stanno andando benissimo, quindi grazie anche a Mercato Totale, il cristallino per le docce di design per le vetrate e il bianco. G-Attack va veramente bene. Eccoci qua. Benissimo. Grazie anche per la provvigione che ci passerete, a questo punto vi mandiamo il conto. Ho capito che cosa hai fatto nei lunghi periodi chiuso in casa, non potendo andare in giro, ti sei studiato queste cose. Certamente il mondo non casca giù per terra se c'è un po' più di Gia che tiene. Bravissimo. Che ci tiene ancorati. Benissimo. Scusa, per dovere di cronaca, tutti questi prodotti sono già disponibili sul mercato? Sono magazzino disponibili sul mercato e quindi testateli e provateli. Ecco. Molto bene, molto bene. Grazie Cristiano, alla prossimo collegamento e alle prossime novità di Gia. Molto volentieri, a presto, un saluto a tutti.